Una scelta coraggiosa che interpreta la volontà sempre più diffusa tra i cittadini di aderire ad una proposta politica lontana dai blocchi di potere consolidatisi negli ultimi 20 anni. L'onorevole Ettore Rosato, vicepresidente della Camera dei Deputati, condivide la scelta del suo partito, Italia Viva, di correre alle prossime elezioni comunali di Barletta in una coalizione alternativa sia al centrosinistra targato emiliano che alla destra sovranista di Cannito. È encomiabile, aggiunge Rosato, anche la decisione di celebrare le primarie per arrivare all'individuazione del candidato sindaco Carmine D'Oronzo. Il presidente nazionale di Italia Viva, in visita a Barletta per garantire pieno sostegno alla lista dei renziani, è convinto che questo percorso di legittimazione popolare verrà premiato dai cittadini anche domenica 12 giugno. Ma io penso che le scelte che si fanno le amministrative sono scelte che parlano della qualità della proposta politica che si vuole dare sulla città. Non c'è rancore né c'è disegno politico, c'è richiesta di mettere insieme una coalizione che sia in grado di governare. Qui a Barletta il nostro gruppo dirigente, insieme a un gruppo dirigente ampio, ha deciso di fare delle primarie, di scegliere un candidato sindaco e di non farselo decidere da Bari il candidato sindaco. E mi sembra che sia una scelta opportuna, che sia una scelta di grande coraggio. Vedremo quale sarà il risultato. È chiaro che quando ci si mette contro i grandi poteri la difficoltà emerge sul tragitto, ma penso che i cittadini di Barletta sapranno apprezzare il coraggio che è stato messo, che sta alla base di questo percorso. Rosato traccia il profilo del sindaco secondo lui più adatto a guidare una grande e complessa città come Barletta in un periodo storico particolarmente complicato a causa della pandemia e della guerra in Ucraina. Un profilo, spiega, pienamente corrispondente a quello di Carmine D'Oronzo. Diciamo che deve essere una persona capace di dire la verità, capace di raccontare le cose come stanno, di non fare promesse di tutti i tipi e di essere capace anche di rimboccarsi le maniche e andare a scegliere e cogliere le tante risorse che ci sono, perché adesso non mancano i soldi, bisogna però andarli a chiedere con delle progettualità capaci di essere rapide nell'esecuzione. Insomma, bisogna essere all'altezza di un tempo che richiede non lamentazioni ma efficienza nella pubblica amministrazione. Per il coordinatore provinciale di Italia Viva, Ruggero Crudele, candidato al Consiglio Comunale, Barletta il 12 giugno ha finalmente l'opportunità di chiudere con l'immobilismo del passato ed aprire una nuova stagione politica ed amministrativa. Consentita a Barletta finalmente di essere governata, di voltare pagina in maniera definitiva. Gli ultimi anni ci hanno portato purtroppo a vedere Barletta abbandonata a se stessa, in preda soltanto alle beghe interne tra le coalizioni favlocche messe su solo per conquistare i voti, solo per conquistare il potere e poi non riuscire a governare. La coalizione alternativa dice ai cittadini proprio questo: siamo una coalizione compatta, coesa, dove non ci sono prime donne o gelosie di nessun genere, dove tutti insieme vogliamo solo offrire alla città la possibilità di essere governata con un programma chiaro, snello e lontano dalle logiche perverse che finora hanno impedito ai sindaci, ultimi tre che hanno dovuto rimettere il mandato prima della conclusione, di governare. Affidandovi alla coalizione alternativa, affidandovi alla guida di Carmine D'Oronzo, affidando il vostro voto alla nostra lista di Italia Viva, finalmente possiamo offrire alla città l'alternativa giusta per governare.